Perché lo scudo migliore per difenderci da quello che noi riteniamo una negatività è quello di essere sereni, di essere tranquilli. Dici, come faccio a essere sereno, essere tranquillo? La vita è tutto un macello di dolori, di sofferenze, eccetera, quindi siamo tutti soggetti, no? In realtà non è il dolore e la sofferenza che creano la negatività di un'eventuale influenza che viene dall'esterno, ma è una predisposizione molto profonda, perché le forze sottili, se vogliamo parlare del mondo magico, le forze sottili sono tanto sottili quanto colpiscono il sottile, non colpiscono il grossolano. Se io ho mal di denti o ho un dolore perché la famiglia mi ha creato dolore, o un amico mi ha creato dolore, non è quel dolore che mi mette predisposto a essere soggetto a, ma è un qualcosa di molto più profondo, molto più intimo, molto più, direi quasi masochista, che noi coltiviamo nel dolore, che coltiviamo come sofferenza interiore, che non riusciamo a sviluppare e renderla positiva. Perché se riusciamo a rendere positivo quello che è i nostri movimenti interiori, noi siamo salvi, fra virgolette, naturalmente, da qualunque influenza esterna. Che poi queste influenze esterne, ripeto, sono parte del nostro vivere quotidiano. Noi, il raffreddore, il virus del raffreddore esiste in continuazione, cioè in questo momento noi stiamo respirando centinaia, migliaia di virus che sono nell'ambiente. No, non ti spaventare, non è che centinaia, non devi dare lo spray. Interromperti, pensavamo a un tipo un quarto d'ora di pausa, sì. Offriamo un caffè ai signori, sì, grazie. Poi vediamo, chiudiamo qui perché comincia a fare un pochino fresco e poi continuiamo. Va bene, finisco il discorso, dico il virus della freddura, respiriamo in continuazione. Non per questo noi prendiamo tutto sempre la freddura, lo prendiamo nel momento in cui siamo deboli, che non abbiamo più la forza di reazione, è così che facciamo. Però il nostro organismo reagisce, lo combattiamo e la freddura viene e svanisce. Quindi è questo che bisogna essere più sereni, affrontare certe tematiche, ecco, voglio dire. Grazie.